Buon lunedì a tutti, amici di Marci Games. Come state, raga? Spero tutto bene. Allora, vi ho detto buon lunedì, ma in realtà per me è domenica ed è ieri, letteralmente. Oggi è una giornata particolare perché sono stato invitato da Crypto.com per andare a vedere lo spareggio per rimanere in Serie A, Verona contro Spezia. Non so chi tiferà in realtà, forse sono più simpatizzante dello Spezia solo perché i tifosi del Verona hanno fischiato Ibra, però in realtà non tifo nessuno, vinca chi vinca e speriamo di vedere una bellissima partita. Fatemi sapere sotto nei commenti che squadra tiferete voi o che squadra avete tifato, perché sono un po' curioso. Voi saprete già il risultato, ma mi piacerebbe sapere, tipo, ah Marci, io speravo che passasse lo Spezia, però poi passò il Verona, invece volevo che passasse il Verona, poi passò lo Spezia. Insomma, fatemi sapere tutto nei commenti. Intanto io adesso devo andare perché sto seguendo un corso di guadagnare con le case di Andrea Maurizio Girardoni. Ho deciso che farò dei corsi da qui in avanti perché mi piace studiare, mi piace apprendere. Mi piace conoscere cose nuove e ho deciso di fare questa cosa sull'immobiliare che mi è sempre veramente piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi, grande o piccolo che sia, ha delle passioni particolari. Mi piacerebbe veramente saperlo. Quindi figo, vedo, vi farò sapere com'è. Per adesso mi è piaciuto tantissimo e penso che passerò a livello successivo. Mi piacerebbe aprire un business con mia mamma sulle case, però questa è una storia che nel caso vi racconterò un pochettino più in là. Adesso pensiamo alla partita. Ieri purtroppo l'Inter ha perso la Champions League, l'altro ieri. Sì, in marcia verso Reggio Emilia. Però non vi ho detto una cosa bellissima. C'è anche il mio papi. Ciao, puoi salutare se vuoi. Ciao! Ciao, che non si è fatto vedere, ma è giusto così. Sì, no, ma... Ok, beh, vedi, sei oscurato. Ok. Adesso andiamo a prendere Ilaria, che è la nostra manager, che praticamente ha organizzato tutto. È riuscita a fare qualcosa di veramente incredibile. E non vedo l'ora di vedere il Mapei Stadium, che è uno degli stadi che non vedevo l'ora di vedere. Sai che è bellissimo, dicono? Cioè, dicono che... Vediamo. Mai. Allora, si sta creando un piccolo problema perché la polizia ha letteralmente super paura della situazione, probabilmente. Perché continuano a dirci: ma siete dello Spezia o siete del Verona? Siete dello Spezia? Perché si stanno aspettando veramente degli scontri e non c'è dell'aria. Non c'è un'aria bellissima. Abbiamo visto già persone un po' losche in giro. Ma la che vada saremo dentro e faremo il video della vita. Quindi, nel caso, se vedete il video, mi hanno picchiato per questo motivo. Niente, continuano a fermarci e a chiedere se siamo tifosi di qualche squadra. Noi continuiamo a dire che siamo in tribuna autorità con la Lega Calcio e Crypto, ma ce lo richiedono ad ogni momento, ci fermano, ci fermano, ci fermano. Raga, questo è tipo il decimo posto di blocco che vediamo. Comunque, siamo riusciti ad arrivare al Mapei Stadium, sono sudatissimo e vi dico una roba. È uno stadio nuovo perché è stato costruito nel 1995, quindi comunque 30, alla mia età esattamente. Ed è figo da fuori, però c'è tanti, raga, vi giuro, mai vista così tanta polizia nella mia vita allo stadio, mai vista, così tanta mai. San Siro, da nessuna parte. Qui tanta roba, si sentono già i tifosi, c'è un po' di... l'aria è calda, molto. Ok, ce l'abbiamo fatta entrare, sono bagnato, ragazzi. Autorità, fighissimo, ora vi faccio vedere tutto. Che figo che è. Lasagnetta alla bolognese. Sì, fate casino. I tifi? Lui ti fa Verona, io tipo Spezia. Giusto per cambiare un pochettino. Comunque sta per iniziare la partita. Arbitro orsato, quindi arbitro di tutto rispetto. Anzi, forse è il migliore in Serie A attualmente. Quindi, secondo me sarà una bella partita. Comunque, dite quello che volete, ma le poltroncine al Mapei supererà qualsiasi stadio. Entrano in campo le squadre. Raga, ci sono già i primi problemi. È scoppiata una bomba letale proprio. C'è già casino lì dallo Spezia. Madonna. Ho il presentimento che potrebbe finire male, non mi chiedete il perché. Il pompiere, paura non ne ha. Atmosfera clamorosa, bellissimo, raga. Raga, ha preso fuoco tutto. Raga, lo Spezia ha fatto un Eurogol clamoroso, 1-1.
Raga, c'è stato un giocatore del Verona che ha recuperato la palla ed era fallo su di lui e è riuscito a rimetterla in mezzo. Golasso, golasso. Partita ferma, purtroppo i tifosi del Verona stanno buttando i fumogeni sul portiere del Verona, quindi... appena detto, lo Spezia gioca meglio, 3-1 per il Verona, è il calcio, come direbbe Matic, that's football. Fine primo tempo, 3-1, inaspettato. L'anno prossimo ci siamo già segnati che andiamo a vedere tutte le squadre di bassa classifica, perché la partita è fighissima, cioè è bellissima questa partita, però ora andiamo a berci il caffierino. Inizio il secondo tempo, raga, vamos. Hanno beccato il portiere del Verona, ragazzi. Beccato in pieno. Ma perché? Perché tutto ciò? Perché? Come non detto, ragazzi, anche dalla parte del Verona. È una cosa che proprio non riesco a capire, perché buttare i fumogeni sui portieri avversari quando stai facendo un'azione potenziale da gol e magari segnavano pure, cioè questa cosa è allucinante, perché l'arbitro l'ha fermato chiaramente perché il fumogeno ha beccato il portiere. Oddio! È successa una cosa incredibile. Allora, pallonetto del giocatore dello Spezia sul portiere, praticamente la salvata di mano, il giocatore del Verona è espulso. Nzola contro Montipò. Potrebbe essere il 3-2 e riapri tutto, letteralmente. Letteralmente. Altro fumogeno, fermeranno la partita sicuro. Niente, non vogliono far giocare la loro squadra, raga, assurdo sta roba. Traversa della Spezia. Dello Spezia che hanno cantato tutto il tempo, grandissimi. Mi spiace, raga. Verona in Serie A e Spezia in Serie B, com'è stata la partita? È stata divertentissima, raga, sono strabello. Diciamo che lo Spezia ha attaccato molto di più, ma là c'era quel signore lì chiamato Montipò che ha fatto un miracolo. L'ultima da fermo, boom. Finita, raga, è finita l'esperienza dello spareggio. Speriamo che l'anno prossimo ci sia un altro spareggio, che io vengo volentierissimo. Partita super, super, super divertente. Mi è piaciuta più di Milan-Tottenham. E questo lo diciamo con una milanista vicino. Anche più di quella di ieri. Anche più di quella di ieri, purtroppo. Vabbè, questa ci sta. Gli sfottò ci stanno, raga, ci sta, ci sta. Io li accetto. Io li accetto, però non accetto quando mi dite che ieri abbiamo meritato di perdere. Questo non lo accetto. No, non avete meritato di perdere. Meno male, però abbiamo perso, quindi l'abbiamo pigliata lì. Ad ogni modo, ragazzi, vi saluto. Partite per quest'anno sono finite, quindi ci rivediamo a settembre. Dai!